Buonasera, sono Nicole Marchesin, sono un utente GNU Linux dal 2008 e faccio parte dell'associazione LUGVI. Questa sera proveremo ad realizzare una planimetria utile in campo lavorativo o ad esempio a privato, nel momento in cui bisogna condividerla, ad esempio con le amministrazioni, se dobbiamo mandare degli elaborati planimetrici anche alle amministrazioni pubbliche quando abbiamo necessità di far capire magari dove si trova la zona o l'area in cui magari dobbiamo intervenire, far capire all'ente dove andiamo a lavorare oppure dobbiamo dare delle indicazioni specifiche personali. Per realizzare questa mappa utilizzeremo appunto QGIS, un sistema di informazione geografica libero ed open source. Insomma, come tutti i software open source e liberi, è sostenuto da una comunità di utenti che dedicano il loro tempo allo sviluppo, al miglioramento e alla crescita di questo software. Per incominciare, intanto questo è il link al sito dove potete scaricare il software e installarlo, essendo multipiattaforma, in tutte le vostre in vari sistemi operativi e le vostre distribuzioni GNU Linux. C'è a questo indirizzo, come vedete in alto, un aiuto all'avvio e all'utilizzo del software, che seguendo questa scaletta vi può aiutare un po', come a dire, indirizzarvi in un primo approccio. Allora, questa sera non parleremo su come si installa e quant'altro, partiremo subito a vedere il lato pratico, okay, dell'utilizzo del software. Allora, a questo punto vi farei vedere una cosa molto importante. Ecco, allora, vedete, io ho appena aperto QGIS. La mia versione non è una long time release, l'ultima long time release che trovate nel sito, che consiglio di utilizzare diciamo, ai neofiti o alle persone che ancora non hanno una certa dimestichezza col software. Che potete trovare appunto nel sito, non so se magari andremo a dare un'occhiata. Quando avviate il programma, una cosa importante, trovate sotto alla voce guida le informazioni. Queste sono le informazioni che possono essere utili nel momento in cui voi, come utente e utilizzatore di questo sistema, di questo programma, potete dare alla community, quando, non so, se vi iscrivete alla mailing list o ai gruppi e avete bisogno di un aiuto, con queste indicazioni potete, come dire, facilitare il lavoro alle persone che stanno all'interno della comunità, che dedicano il loro tempo anche ad aiutare gli altri quando magari chiedono un aiuto perché non riescono a fare una cosa o hanno dei problemi sia nell'installazione o che so, o svariate, insomma, Sì, qualche problematiche bug. o qualche bug, ecco, segnalare anche il bug, eccetera. Per cui queste sono le informazioni riferite alla vostra versione del programma. E le potete trovare appunto sotto guida informazioni. Allora, andiamo passo passo. D'accordo, una cosa allora che incomincerei a fare è aprire un nuovo progetto. Il nuovo progetto
in base a come lo impostate, sono importanti. Intanto, come potete vedere qua in basso, il sistema di riferimento e la proiezione del sistema di riferimento preso in esame. Questi sono dati importanti nel momento in cui noi ci troviamo in una certa zona. Ad esempio, noi in Italia utilizzeremo un sistema, una proiezione diversa da chi magari si trova in Australia o anche solo da chi si trova in Francia, perché queste piccole differenze come si dice, tra di latitudine, queste piccole differenze di latitudine, se tutti utilizzassero la stessa proiezione, ci sarebbero degli evidenti errori poi nella visualizzazione della mappa, per cui PSG e PSG, 4.26 esatto, vediamo un po', 4.26 2 QGS 82. sì, per adesso lasciamolo così, dopo vediamo se c'è bisogno di cambiare qualcosa, scusate se vi ubriaco un attimo, ok. La sigla dell'European Petroleum Survey Group, dalla quale vi consiglio, se volete delle maggiori delucidazioni, ci sono vari siti, uno che vi consiglio, un podcast, un sito internet di una persona che dedica molto tempo nella informazione, la formazione riguardo a questi argomenti, è Paolo Corradeghini. E qui potete trovare l'indirizzo specifico ai codici EPSG. E poi vi consiglio di dare un'occhiata anche al suo sito perché è ricco di cose utili sia per quanto riguarda l'utilizzo di QGIS, ma anche per quanto riguarda le basi dell'uso di questo tipo di software. Allora, aperto il software e aperto QGIS, abbiamo bisogno di un plugin per realizzare la mappa che io ho pensato di farvi vedere questa sera. Per installare i plugin, allora possiamo andare sopra la barra dove c'è scritto plugin, gestione dei plugin, d'accordo, e trovate un po' tutti i plugin disponibili. Allora cerchiamo Quick Map Service. Con la Quick Map Service, provate a scriverlo e vedere se riuscite a trovarlo, o se vi scrivete solo Quick, probabilmente trovato. Ecco, fate installa. Ok, chiudete. Ok, adesso se voi tornate su web dovreste trovare molti più servizi a disposizione. Ecco. E allora possiamo incominciare, che so, a mettere una mappa di base. Allora selezioniamo OpenStreetMap e mettiamo mappa standard. Ok. Possiamo zoomare direttamente nella nostra zona di interesse che andremo a fare qui a Torri di Quartesolo. Facciamo un'ipotesi che dobbiamo mandare una planimetria a, che so, un ufficio, a un collega di un lavoro che deve essere eseguito dietro alla chiesa di Torri di Quartesolo. Vediamo un po'. Eccolo qua, ecco qua, qua dietro dove c'è questo campo qua. D'accordo? Rendiamo conto che dobbiamo eseguire un lavoro in questa zona. Allora, andiamo ad esempio in cerca di alcune informazioni perché vogliamo utilizzare, che sono una carta tecnica regionale. Per una carta tecnica regionale, aspettate un attimo che mi collego.
in internet. Allora, andrò nel geoportale della Regione Veneto, in cui ci sono gli open data, da cui possiamo scaricare appunto le mappe di cui abbiamo bisogno. Allora, il link è questo che vedete scritto qua in cima, idt://regione.veneto.it. Andiamo su download e cerchiamo. Il formato Gauss-Boaga mi va bene, lasciamo questo qua. E cosa ci serve? Ci serve, vediamo, il CTR, ok? Allora scrivo CTR, che è la carta tecnica regionale. Quadro di unione degli elementi CTR, lo mettiamo a 5000. Ok? Poi taglio sui limiti di amministrazione, va bene, amministrativi, scegliamo la nostra provincia e poi il nostro comune e scriviamo Torri, eccolo qua, di Quartesolo. Ok? Facciamo download del layer. Allora, ci sono alcuni layer che vengono scaricati in maniera diretta e altri invece che bisogna dare il nome e il cognome e l'indirizzo mail. Dopo pochi minuti vi verrà fornito questo il pacchetto da voi richiesto, il file che avete richiesto. Allora, abbiamo scaricato i file dal portale della regione. Facciamo ecco qua, facciamo conto che abbiamo messo solo la nostra mappa di base. Adesso questo è il file che ho scaricato dal sito della regione. Questo è un file vettoriale, per cui lo rimuovo, ok, vi faccio vedere se come uno può installare, può inserire un file vettoriale. Queste icone sulla sinistra, che fanno parte della barra della gestione dei layer, ok, ragiona un po' come il software CAD a livelli in pratica, distinguendo però inserendo diverse tipologie di livelli di come si dice di file che si distinguono in shapefile, JSON, o possono essere raster come immagini oppure derivate da banca dati oppure con collegamento che hanno varie definizioni, collegamenti alla rete. Come in questo caso avevo fatto un collegamento, sono collegamenti, si dice WMS, vediamo un po' se si vede perché non so se sono collegati, ecco, questo sarebbe sono i dati, il WMS del catasto, che ha messo a disposizione i dati catastali, che appunto ci può essere utile se dobbiamo individuare eventualmente le particelle catastali o altre informazioni. Non andremo in approfondimento su questa cosa qua, però c'è la possibilità, insomma, di utilizzare anche i dati, alcuni dati del catasto, insomma. Ok, allora andiamo a caricare il layer vettoriale che abbiamo scaricato dal geoportale e dal portale cartografico della Regione Veneto. Vi si apre questa finestra, non serve che andate a cambiare le impostazioni, vado in cerca del mio file, io l'avevo spostato nella cartella della serata ed è, vediamo qua, quadro di unione, scusate, ta 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 ta.
Eccolo qua, scusate, eccolo qua, qua in cima, dentro la cartella, ed è uno shapefile. Allora, tra i vari file che si possono caricare in QGIS, diciamo, lo shapefile si compone di 4 o 5 file, dovrebbero bastarne anche 3. Uno è il file identificativo, poi abbiamo la banca dati, se abbiamo, che so, una tabella allegata, e il PRJ che è la proiezione del file, perché vi può, in genere lo shapefile è accompagnato dalla sua, come dire, dalla sua, sistema di riferimento e proiezione. Ecco perché quando noi scambiamo un dato sarebbe corretto, va bene che il QGIS lo fa in automatico, ve lo riproietta in base alle vostre impostazioni, cose che poi voi dovrete comunque andare a salvare nella vostra, come impostazione della proiezione, perché se dopo lo chiudete o lo, che so, lo ricaricate, lui mantiene le caratteristiche di partenza, mentre se voi lo volete orientato nel vostro sistema di riferimento, lo salvate con un altro nome, ok, e potete dargli quelle impostazioni con, magari le vostre preferenze di proiezione e sistemi di riferimento. Allora apriamo, aspetta, scegliamo lo shape, lo apriamo, ok, lasciamo stare le varie caratteristiche e aggiungiamo. Chiudi. Quando si presenta, ecco che io ho scaricato questa cosa qua. Adesso andremo a fare come si dice, a cambiare le proprietà di questo file che abbiamo scaricato. Potete cliccare due volte sul layer, oppure il destro mouse vi dà delle caratteristiche. Tanto per curiosità possiamo partire, ad esempio, se siamo spostati destro mouse, utile la prima cosa, zoom al layer e ci troviamo subito il layer se ci muoviamo in giro. Queste sono alcune informazioni, ma pian piano, nel senso, io vi dirò alcune cose che possono essere utili, ovviamente non potrò dirvi tutto e pian piano vedremo cosa fare. Andiamo, possiamo, ecco magari una carrellata di queste caratteristiche qua, possiamo copiare il layer se ne crea un altro nei livelli, e possiamo rinominarlo, facciamo una prova, rinomina e scriviamo, togliamo via il codice precedente e gli diamo, non so se io voglio dargli che so, se una mappa, CTR, scrivo 5.000 torri di Quartesolo solo, ok? Vediamo CTR, no, torri. Io non ho cambiato il nome del file dove l'ho salvato nella cartella, l'ho cambiato solo nei livelli, nei layer. Come? No, non vado. No, allora, dunque, come vedi, sono livelli. OpenStreetMap è un livello suo, ok? È un livello a sé. OpenStreetMap in questo caso qua è collegato alla banca dati di OpenStreetMap, si diceva appunto grazie al plugin Quick Map Service, ok? Un modo veloce di visualizzare i servizi, le mappe, eccetera. Questo non lo tocco, posso eventualmente poi interagire. Ci sono altri sistemi per interagire con la mappa di OpenStreetMap, ad esempio per tirare fuori alcuni dati, che so quante in una città, quante fontanelle ci sono, quanti campi da calcio. No, non puoi, sì, tu non puoi scrivere da di qua. Ci sono altri modi per lavorare su OpenStreetMap come altri programmi, e anche perché devi loggarti per mettere le mani su OpenStreetMap, sì, appunto, è tutto un altro sistema. Diciamo che questo, come dicevo all'inizio, è come può essere questa, o posso usare anche, che so, la mappa di Google, ok? Sono dei servizi che appunto io ho voluto mettere, che possono tornare un po' utili a tutti per averli lì, per comodità di muoversi nella mappa, ok? Però non interagisco a livello fisico con la mappa di sfondo. Ok?
Ok, lasciamola così e andiamo di nuovo a vedere cosa possiamo fare. Possiamo aprire vari shapefile come altri file che noi chiamiamo, come può essere che so, vediamo, esporta, salva come, possiamo esportarlo in formato in KML, DXF, l'ESRI Shape che dicevo prima, che già GeoJSON, che io preferisco. Se potete utilizzare quel file lì sarebbe meglio perché comunque contenete sempre quei dati, avete un unico file e non quella sfilza di file, però è uso comune stare sempre con questo shape che sinceramente non è che sia nella mia poca conoscenza cioè un file fatto bene, sì, un vantaggio nell'utilizzo, insomma c'è di meglio, ecco. Al di là di questo, ecco che potete salvarlo nei vari formati. Tralasciando appunto questa cosa qua, adesso non lo salviamo perché ce l'abbiamo già, e andiamo avanti, possiamo fare delle modifiche e cambiare i sistemi di riferimento del vettore e adesso noi andremo invece a cambiare le proprietà. Eccolo qua, come prima o doppio clic o apri proprietà. E intanto voglio avere solo il perimetro delle aree di mio interesse. Allora, seleziono il riempimento semplice, vado su stile di riempimento, metto vuoto, ok, e poi qui sono le caratteristiche che posso cambiare o modificare nelle proprietà di quel layer lì. Allora vado sulle etichette, perché il mio layer ha delle etichette che lo contraddistinguono, in questo caso avrà un nome e avrà un codice. A me interessa il codice. Ok, questa cosa avrei dovuto magari dirla prima, però perché avrei potuto cercare come si dice, riquadri delle carte tecniche regionali. In cui il territorio viene suddiviso e se io devo cercare una carta, uno mi dà questo codice, velocemente so come trovarla e cerco solo quel codice lì. Adesso vi farò vedere, applica, ok. Il 12581, 12582, vedete 83, 84. In genere questi sono tutti 5.000 che vanno a formare un foglio 10.000, ok? Il foglio 10.000 sarà un 12.50.80 e poi c'è 80, 81, 82, 83, 84, i 5.000. Queste sono cose un po'. Però nella comunicazione delle informazioni geografiche, sapendo che l'Italia è suddivisa in quadri, riquadri, sottoquadri e quant'altro, sia delle IGM o le CTR, quant'altro, ho dei riferimenti per poi trovare le mappe in maniera numerica e molto veloce, insomma. Ed ecco qua. Allora, cosa faccio? Cosa mi può essere utile? Mi serve, ok, io adesso ho capito che ho il 12.50.84, è la mia carta tecnica regionale di cui ho bisogno. Questa è solo una maschera che ti individua il quadro di interesse. Adesso vado in cerca del mio della mia carta tecnica. Riproviamo ad andare in internet, andiamo a vedere se troviamo, vediamo, carta tecnica, vediamo se non mi sbaglio, mi dà in DXF, io non voglio DXF, voglio un TIFF che è un file raster, cioè un'immagine. Di che cosa? Della provincia di Vicenza. Comune, vediamo se mi dà 12, 50, 80, vediamo se mi dà qualcosa, no, mi dà Torri, proviamo ad andare a Torri, vediamo un po', Torri di Quartesolo, ricerca per comune, ecco che mi dà un elenco. Ecco qua che ci ritroviamo i codici di cui vi dicevo prima. A me serve 12.50.80, scarico, conferma, ok? Mentre prima mi chiedeva
il nome, il cognome e l'indirizzo email per spedirmi il dato, adesso lo scarico direttamente. Lo scarico, lo dezippo, andiamo a vedere. 12.50, eccolo qua. Questo è ciò che troviamo all'interno. Ci servono tutti e due questi file qua, uno di informazioni e l'altro è il file immagine. Questa volta, prima abbiamo caricato un vettoriale, adesso vediamo come caricare un file raster o un file immagine. Aggiungi layer raster, andiamo in cerca, dove l'ho scaricato, dove l'ho posizionato, 12.50.80, eccolo qua, lo seleziono e faccio apri, aggiungo. Grazie alle potenti prestazioni del mio PC, vediamo, non ha trovato zoom al layer, me l'ha posizionato in un'altra parte perché ha probabilmente un sistema di riferimento diverso. Vediamo un po' se riesco. Eccolo qua. Cosa ho fatto? Sono andato nel layer, questo layer d'origine aveva delle caratteristiche, delle proiezioni diverse da quelle da me impostate nel progetto, allora gli ho cambiato SR, sistema di riferimento del vettore, ok, o del layer in questo caso, e gliel'ho sostituito e sono andato a mettergli quel 3003 che era quello che io stavo utilizzando in quel momento lì, e allora me l'ha riposizionato nel punto giusto. Allora, cosa faccio adesso? Allora, vediamo un po' se io ve lo metto sotto qua, vedete il riquadro sopra? Allora, a me interessa vedere come sfondo, mi va bene la CTR, ma voglio magari che si veda un po' di più, come dire, per avere una mappa un po' più... esteticamente più interessante, ecco, o anche a livello, come dire, pratico, come dire, più utile, non solo una questione estetica, ma anche se stiamo parlando di mappe poi che dobbiamo condividere a livello lavorativo o quant'altro, può essere che non ci venga richiesto. Ecco qua, poi... come non so se si vede, vediamo un po'. Dov'è? Vediamo un po' se ce l'ho qua. Tanto per capire no, eccolo qua. Allora, 12.50.80. Dov'è? Visualizza elenco, scusate. Sono 12 mega, insomma, non è tantissimo, però quanto basta, insomma, per una buona visualizzazione. E, cosa facciamo? A me interessa appunto che abbia delle trasparenze e poter vedere anche sotto cosa c'è. Allora, andiamo sul file, anche i raster hanno le loro proprietà, doppio clic o destro mouse proprietà, e andiamo, vediamo qua, vabbè, quando ci si mette d'impegno, facciamo così, chiudi, destro, proprietà, niente, vabbè, andiamo di qua, niente, non si vede. È il proiettore? Va bene, non importa. Allora andiamo, voi troverete nel vostro computer questa voce, trasparenza. Cosa posso fare? A me interessa togliere il bianco. Ci sono vari modi per farlo. Uno dei più comodi, scelgo, vedete qua, la freccetta che mi dice aggiungi valore dal display, valori dal display. Vuol dire che è come, non so se sapete, GIMP, il programma di modificazione delle immagini, è quello per colore. Selezionate, andiamo a prendere il bianco, mi dà da 0 a 0, trasparente a totale, lo 0 è 100, 255 è 225,
è il nero, gli dico tutto il bianco, fallo sparire, ok, e mi trovo, ok, la mappa sotto che però io devo avere, ecco, avevo messo una trasparenza su, anche qua, ad esempio anche OpenStreetMap posso mettergli, cioè calare di colore, allora avevo messo una trasparenza, applica, ok, vedete adesso lo vedo sia con OpenStreetMap e la CTR sopra, con, senza il bianco, tengo solo quello che mi interessa, che sono appunto, che è il nero, che mi definisce le case, le strade o i toponimi di interesse, insomma. Torniamo alla nostra zona di intervento, Torri di Quartesolo, ok. Allora adesso io cosa voglio fare? Voglio indicare l'area di intervento. Creo io, posso creare nella mappa, adesso sì, creo io un layer, cioè un file vettoriale. Allora, come faccio? Ecco qua, nuovo layer shapefile. Seleziono, posso creare varie tipologie, spatial light, o in base al fatto che possa avere altre forme di gestione del dato che sto creando. Creo uno semplice shapefile. Lo vado subito a salvare in una cartella. Allora, mappa serata, non so, vediamo, scriviamo qua perimetro. Perimetro, recinzione, cantiere. I dati lo lasciamo così e salviamo. Ok. Posso dargli altre indicazioni per questo lavoro che dobbiamo fare noi per stare anche un po' più vicini alle mie conoscenze, no. Per essere semplici, perché sennò ci vorrebbe un sacco di tempo. I campi, questo magari posso anche dargli un'indicazione, e ecco qua che posso dargli magari la proiezione con cui lo voglio. Ok, lo metto alla stessa proiezione del mio progetto. Ok, così quando lo andrò a ricaricare sarà già, non dovrò manipolarlo e dirgli spostamelo di nuovo. Così. Allora, il campo sono le colonne di quella banca dati di informazione che puoi accompagnare al shapefile, quel DBF che vi dicevo. E posso aggiungere, che so, superficie, posso perimetro, lunghezza, proprietario, quant'altro. Dopo quel file lì lo posso manipolare quanto voglio e aggiungere informazioni che possono essere utili, che poi io posso estrarre. Per il momento lasciamolo così, non ha nessuna, come dire, campo se non l'ID, il numero identificativo. E allora abbiamo fatto tutto, fammi vedere. Mi sembra, tipo di geometria, eccolo qua, mettiamo un poligono, perché io non mi basta la linea, voglio l'area, perché eventualmente preferisco gestirla come area, perché magari se io faccio un poligono dopo non posso, cioè una linea, scusate, non posso, che so, creare una superficie, cambiare il colore, quant'altro. Allora dico poligono e adesso posso salvarlo. Ok, salvato, e vedete che non vedo niente perché io ho solo creato il file vuoto. Adesso lo modifico, vado in destro, pannello, vediamo, controllo, tolleranza, parametri. Proviamo, eccolo qua. Ho aggiunto anche questa cosa qua, può essere utile, provatele, le installate, vedete a cosa servono, ci sono i pannelli del browser, ad esempio, che potete cercare i vostri file,
all'interno del vostro computer direttamente da qua senza aprire cartelle, cartelline. Adesso proviamo anche questo tanto per curiosità, no? Scusate, ho visualizzato la barra degli strumenti di digitalizzazione del layer, ok? E allora vado a fare, mi posiziono sul layer di interesse, vado a fare modifica con la penna ed ecco qua che si attivano gli strumenti per poter modificare. Aggiungi elemento poligonale. Allora creo, lo seleziono, mi metto qua, facciamo tutto il campo, tanto ok. Gli do un 01 come ID ed ecco che mi sono creato il mio. La mia area che adesso però trasformo in salvo e esco dalle modifiche. È editabile, si può. Edificabile, esatto. Adesso è edificabile. Posso ad esempio creargli delle zone di estrarre delle zone su cui non si interviene, dunque il poligono cambia, posso fargli cambiare forma, creargli dei vuoti o tagliarlo e poi modificarlo come Quindi voglio. se ad esempio volessi sapere la dimensione della mia proprietà, ad esempio, Allora, faccio in un questo modifico. caso tu fai il perimetro, dopo dovresti andare a elaborare in maniera un po' più, ad esempio sul file, metti conto, un attimo solo, vediamo. Se vuoi andare, vai nella apri tabella attributi. Come vi dicevo, non abbiamo attributi, ok? Potevamo farlo prima, mettere perimetro, però devo dargli, cioè anche questo è un calcolatore di campi, è uno strumento potentissimo, che serve appunto, aggiungi un campo, crea un nuovo campo. Metti che crea un campo virtuale, perché così se lo modifico anche il mio dato si modifica, mentre se io lo creo un nuovo campo rimane fisso, dovrei rielaborare il dato e avere, che so, mettiamo la superficie, nome in uscita, sup, ok, e qua ho tutti i vari strumenti. Che mi possono essere utili per, come dire, creare il campo di riferimento, come può essere un dato di testo, una formula e quant'altro. Allora, prendiamo geometrie, area, ok. Ecco qua, sono, dovrebbero essere in metri quadri, 65 mila metri quadri. Visto? Vedi avere qualcuno del territorio che è utile qua. Ok, lo posso salvare. Basta così, io ho aggiunto il campo, chiudo. No, scusa, modificato, va bene. Basta, chiudo così. Ah! Si è chiuso. Portiamo pazienza. Me l'aspettavo, perché è ora di cambiare computer qua. 2008, 2008, eppure, grazie a Linux, ha tenuto botta. Allora, progetto, ecco qua anche progetto nuovo da modello, recenti, salva, soliti, insomma, elenchi che trovate in tutti un po' i programmi. Ecco qua, siamo qua di nuovo, via, mettiamo questa, abbiamo creato, la nostra superficie, abbiamo visto come si inserisce magari un campo, anche qua. Dopo magari vi darò dei nomi utili su dei video molto importanti, cioè utili appunto per imparare. E abbiamo fatto questo, abbiamo messo la nostra CTR, abbiamo il nostro perimetro e cosa possiamo fare? Mettiamo che creiamo un altro layer con l'accesso al cantiere.
Allora, creiamo un altro layer come prima, shapefile. Cosa facciamo questa volta? Mettiamo, eccolo qua, vedi, io l'avevo già creato, comunque accesso 2, mettiamo che abbiamo due entrate, lasciamo uno shape, salva, voglio che sia lineare, una linea, il sistema lo voglio quello del mio progetto, ciao, salute, quello del mio progetto, campi non mi interessa perché tanto è una linea solo per far vedere dove si entra dal cantiere. Questo può essere utile ad esempio su un piano operativo per la sicurezza, quando dovete appunto lavorare o sull'edilizia o su, non so, vedete voi anche qualsiasi tipo di cosa. Fatto l'accesso, creo. Allora cosa faccio? Mi è andata via la barra della digitalizzazione. Meglio che salviamo il progetto, ok. Lei era sempre trascinato sempre sopra, Lui, se parte da sopra, solo sopra. quando lo carichi, te lo mette sopra. Sì, sopra praticamente Quando lo carichi. Dopo lo puoi spostare come vuoi. Spostare o spegnere, cioè nel senso, come si diceva prima, è proprio come i programmi di CAD come schema, come o GIMP, esatto, vettoriali, grafiche, insomma. Allora, eravamo rimasti su modifica. Ecco qua, perché mi dà questo? Ah, perché sono, vedete, nel perimetro, mi ero messo nel perimetro, non mi ero accorto. Esco dalla modifica, vado nel mio layer lineare, in questo caso, come vedete, sarà una linea, non ti darà più l'icona del poligono. Seleziono la linea, metti conto che un'entrata la voglio qua, ok, faccio la lineetta, destro mouse, gli di sempre 1, che è il primo. A questo punto salvo il layer e chiudo le modifiche. Adesso io ho creato il layer, le modifiche e posso implementarle, aggiungere, ad esempio, a questo layer posso aggiungere 1, 2, 3 entrate, fanno sempre parte dello stesso layer, non serve che le linee siano attaccate, sono informazioni vettoriali, geografiche, cioè poi proiettate, che però fanno parte dello stesso layer, come può essere magari tanti punti che fanno parte di una banca dati che tu puoi elaborare poi per accendere, spegnere, gestire in svariati modi. Questa linea che non si vede la voglio un po' visualizzare maggiormente perché è una cosa importante nel Ci sono dei mio. punti di grip, cioè per attaccarle lì in modo preciso, oppure No, in questo caso no, tu. No, perché sei tu che la crei, vedi? Se io voglio, vado qua, ho sbagliato qualcosa, strumento vertice, prendo il vertice, allora sì, i grip, le modifiche ci sono, e attaccarle in dopo modo preciso, per esempio su un vertice di non un si collega all'altro layer, sei nel tuo, tu lavori lì, se ho un'altra linea nel stesso layer, posso lavorarci sopra, cioè posso lavorare insieme. ma su un layer Ma su un diverso layer diverso non c'è grip. non c'è perché sono due cose proprio separate, insomma. Ok, messo al suo posto, non mi serve che se, ok, lo salvo, abbiamo visto anche come si modifica eventualmente un livello, ok, un oggetto anche, possiamo chiamarlo anche così. Adesso vado nelle sue proprietà, ok? Mentre lì lo creo e posso realizzarle in varie forme, ha quell'aspetto lì. Adesso vado nelle proprietà dell'aspetto che vado a modificare come avevamo fatto prima. Il simbolo, la mia linea la voglio più grossa, ok, metto anche un 2 che si veda bene, un bel rosso perché è un accesso, dunque una cosa importante di cui bisogna fare attenzione, far notare bene. Vediamo come. Allora, lo applico. Allora, se io do un ok si chiude la finestra. Posso tenermi la finestra aperta, fare applica, vedere se mi va bene, ok? Oppure no. Mi va bene, allora do l'ok. Se voglio fare una modifica, vado avanti con le modifiche. Ok, chiudo. Ecco che si vede, fa anche un po' brutto. Comunque, dopo vedremo altre cose su come modificare queste cose qua. Io ne avevo creato un altro. Ecco. Da una curiosità, io ho creato due layer diversi, l'entrata 1 e l'entrata 2.
L'entrata 1 mi piace un po' di più, ok? Io ho vari layer, io posso prendere le proprietà di un layer, copiarle e metterle sulle proprietà di un altro layer. Allora, destro mouse, stili, proprietà o stile, copia stile, tutti gli elementi dello stile che possono essere i campi o posso selezionarle solo, che so, il colore o altri, o i campi che ci sono, o l'etichetta, li voglio tutti uguali, identici. Vado nell'accesso 2 e faccio stile, incolla, tutti, ed ecco che ce l'ho uguale, identico. Queste sono cosette che vengono fuori adesso perché ne parliamo e mi vengono in mente, ma adesso andiamo un po' avanti. Allora, abbiamo la nostra carta, il perimetro, facciamo conto che adesso devo mettere alcune caratteristiche, nel senso devo implementarlo con, facciamo conto che sia appunto, non so, una mappa per il piano di sicurezza, devo mettere, che so, dove andrò a mettere i materiali, dove andrò a mettere, che so, il capanno per il ricovero degli operai, dove andrò a mettere, che so, non so, l'area proprio specifica di intervento, il cantiere è grande, ma poi intervengo solo in una piccola parte. Allora, due sistemi un po' diversi. Posso creare dei livelli qui che mi definiscono, che so, vediamo, creiamo un altro shape, ok? Facciamo, lo chiamiamo area di intervento, area intervento. Dopo vi farò vedere perché faccio questa cosa qua, perché il lavoro finale poi c'è una certa differenza. Lo faccio solo perché dopo uno dopo trova il suo modo in base anche a quello che deve realizzare. Questi sono un po' spunti, ma dopo la realtà ognuno se la crea, se la modifica e se la fa anche più bella magari o più tecnica. Ecco, dipende dal lavoro che uno deve fare. Abbiamo detto questo così, la geometria, voglio un poligono, la metto sempre nel mio sistema di riferimento del mio progetto, gli dico ok, vado ad intervenire sulla mia area, creo la mia superficie, faccio finta che la mia area sia questa di intervento, ok? Devo intervenire solo qua, ok? 01, va bene, salvo. Esco dalle modifiche, dalla realizzazione dell'oggetto, vado nelle proprietà e voglio che sia l'intervento, dunque dove intervengo la voglio rossa perché si veda bene, ok, gliel'ho dato, tocco come GIMP, ti crei i tuoi modelli, le tue cose, i tuoi pellet e quant'altro, non lo voglio pieno, lo voglio diversificare, applico, andiamo a vedere se mi piace, dov'è? Ok, sì, dai, così mi piace. Per forza, se no non finiamo più. E chiudo. No, vedete, l'ho fatto così, lo voglio fare un po' meglio, come si diceva prima. Allora, anche qua, stesso discorso del vettore, vertici, lo modifico. Ecco qua, ok? Posso creare altri punti, farlo diventare di altre forme. Va bene così, salviamo, usciamo. Questo è un esempio che dopo riutilizzeremo, no? Adesso mettiamo conto che la mia mappa è quasi fatta, voglio averla in cartacea o voglio mandare via un PDF, un'immagine al mio collega di lavoro che sta da un'altra parte, su, come dire, su dove bisognerà intervenire, no? Ecco qua abbiamo il gestore di layout e lì è la stampa, andiamo in stampa. Io ne ho svariati tipo per il mio lavoro, altre cose, per questa cosa qua mi sembra di averne creato uno. Vediamo se ce l'ho. C'è Torri? No, non c'è Torri. C'era un Torri? Ah, eccolo qua, LugV a 3. Allora, mostra, eccolo qua. Vabbè, ma allora ho già fatto il lavoro. Facciamo così, aspetta. Ma poi lo ricreiamo pian piano, perché sennò che così io ce l'ho già fatto, perché se dopo sbagliavo qualcosa, qua andava a finire male, no?
Vedete? Allora, io ho creato questa mappa, mi si è ripresentata già dove era perché, torniamo un passo indietro, facciamo così, ok? Quando voi l'aprite, mettete conto che io abbia creato solo un foglio A3, infatti se io vado sopra proprietà pagina, A3, posso farlo diventare un A4. Ok, allora in base alla dimensione del foglio che ho, in base a poi la mappa che metto dentro, la scala che darò, io manterrò le proporzioni del layout in funzione di quello che vorrò dare. Voglio fare una planimetria in scala 2000, 10.000, 100.000 in base al lavoro che devo fare. Allora mi prendo già il mio foglio che poi io saprò che vado a stampare in A3 e manterrò tutte le proporzioni utili al progetto. Mi si presenta un foglio bianco, gli do le dimensioni del foglio e poi con queste caratteristiche, vi ricordo che adesso noi siamo nel layout, ok? Ok? Siamo fuori dalla mappa layer, qua siamo proprio come nel foglio da disegno. Non abbiamo niente, metto dentro, vediamo, aggiungiamo una mappa. Ok? Posso mettere immagini, testo, la leggenda, la scala, il nord, oggetti geometrici. Mettiamo una mappa. Voglio la mappa che sia tutta completa. Vabbè, però facciamo una roba così. Non guardate adesso, non guardate cosa sto facendo, perché sennò, ok. Boh. Ecco qua, metto dentro la mappa. Probabilmente la mappa non si presenterà nel punto giusto e quant'altro. Queste, allora, inserite la mappa, avete visto qui, andate sopra, se voi vi posizionate sopra l'icona vi viene scritto cosa. La stessa cosa potete farlo sempre dal menu, nel solito sistema. Aggiungo la mappa. La estendo quanto voglio, se voglio magari lasciare una didascalia o scrivere qualcosa sotto, qua metterò un testo, ma per il momento io voglio coprire tutto il foglio. Vedete, ecco, è utile che ha gli agganci. Ok, vedete che siamo qua con il mio, come si dice, la mia zona. Se io vado qua, trovo la possibilità di imposta estensione della mappa uguale all'estensione della map canvas, ok? Dunque, quella della mappa, voglio che sia come quello che io vedevo di là nel QGIS. Allora faccio così ed ecco che mi ritrovo lì. Che tipo di caratteristiche ha? Proprietà principali, vedete qua? Ok. La scala è 1:6041, eccetera, eccetera. Non è una scala, come si dice, standard, ok, per un lavoro di questo tipo. Mettiamo un 2000, ok? Il 2000 va più che bene, forse a queste dimensioni qua possiamo fare anche 1000, perché abbiamo spazio, se non mi sbaglio. Ci stiamo, ok? Potremmo fare, che so, una mappa a 5000 per far vedere il particolare, no, il 5000 dove si trova, poi il particolare a 1000, che so, crearne un'altra, no, mettiamo una qua ci metto, eccola qua, scala a 10.000, ok, torri di Quartesolo, eccetera, quant'altro. Posso cambiare le caratteristiche di una mappa, bloccare i layer di visualizzazione su una, sull'altra, per avere una diversità. Ad esempio questa qua, non vorrei far troppa confusione, comunque sia, ecco, posso anche fare queste cose, d'accordo? Per il momento basiamoci, stiamo le cose più semplici, insomma, facciamo le cose più semplici. Eccoci qua, la nostra mappa, cosa ho visto? Ok, quella è l'area di cantiere. Adesso qua voglio aggiungere, che so, partiamo dalle basi, dai. La mappa di scala, eccola qua, sempre utile per far capire a chi diamo il lavoro,
che tipo di scala, in che tipo di scala è il disegno. 1 a 1000, questa distanza sono 50 metri, scala 1 a 1000. Ok? Posso lasciargliela lì, posso ingrandirla, modificarla, riquadro doppio, eccetera. Io ne ho già fatta una, dunque barra di scala, visualizzala, non si vede più, come mai? Perché ce l'ho. Aspettate, ok, date pazienza un attimo, ma se c'era anche il modo più semplice, c'è la porta info, vediamo se c'è, vediamo. Proprietà oggetto, no, sono queste qua, vabbè, niente. Andiamo giù, ok. Ecco, si vede perché era nascosta, avevo messo la mappa in cima, va bene. Abbiamo la scala, tutto quanto, cosa vogliamo mettere? Vogliamo mettere il nord? Altro strumento fondamentale per le mappe, indicare sempre dov'è il nord. Allora inserisco qua, non mi piace, ecco qua un'altra caratteristica, questi sono file SVG che posso già trovare nel pacchetto, cioè già a disposizione quando installate QGIS, possiamo metterne varie, a me piace questa. Vedete che il colore non si vede bene, però questo è anche qua un, diciamo, un oggetto che posso modificare. Anche in questo caso andrò in, fammi pensare un attimo, intanto lo seleziono, forse è meglio, vado in proprietà, andiamo a vedere, colore riempimento, metterò in nero, ok, eccolo qua. Ovviamente non lo vedo perché ha lo sfondo trasparente, andiamo in cerca di le caratteristiche, sfondo, ecco qua, voglio metterci anche una cornicetta, no, non mi piace, lo lascio così e lo mettiamo lì. Possiamo anche dirgli, vediamo un po', posizione, dimensioni, lo voglio 40x40, ok, un po' più discreto. Va bene, lo posso allineare, vedete che di orientamento utile per allineare gli oggetti è importante. Ok, fatto questo andiamo a lavorare sulla nostra zona di intervento. Allora, ecco qua. Io avevo già fatto un altro lavoro precedentemente, io ho creato un layer sul QGIS, cioè sulla mappa, ok? Mentre qua potevo crearli anche qua. Cosa succede? Che quando io vado ad inserire, vedete questa icona, la leggenda, ok? Fare gli oggetti di là mi può essere utile perché dopo me li ritrovo nella leggenda, ok? Allora vedete, ho l'accesso 2, non devo, come dire, andare ad aggiungere, farli a mano uno a uno e poi sulla leggenda aggiungere spazio, esatto, modificare la leggenda, creare un rettangolino, scrivere un testo, cioè è un lavoro un po' più elaborato. Però dopo dipende uno come si trova, se deve fare una leggenda di 2 o 3 oggetti, è meglio che vai via pratico in layout a farti i tuoi oggettini e mettere, anche perché tu puoi fare l'oggetto, fai copia e ce l'hai già lì, testo, crea, cioè è abbastanza veloce anche dall'altra parte, o mi conviene farli nel layout con lo shape e quant'altro. È scelte che uno fa, insomma io volevo farvi vedere queste due diversità. Intervengo nella leggenda, il titolo della leggenda è leggenda, straordinariamente, area di intervento, l'accesso 1, la CTR, invece di chiamarla CTR posso modificarne il nome, destro, aspettate un attimo, devo fare, anzi non aggiorna automaticamente ma manualmente, dunque quando vado qua faccio modifica, no, cosa ho fatto? Sì,
scrivo estratto CTR numero, cos'era? 12, 50, 80 mi sembra, no? Eccola lì, non ci sta, allarghiamo un po' la leggenda, perché non si vede? Estratto CTR 12, 50, 80. Vabbè, proviamo a vedere. Non vedo perché non si vede. Ah no, eccolo qua, ok. Estratto carta tecnica regionale, eccetera, l'altro accesso, il perimetro di cantiere, questi qua, quello ad esempio che è in più, posso sempre in leggenda trovare gli oggetti e dire questo non mi serve, non voglio vederlo, lo elimino dalla leggenda nel layout, nella cosa rimane. Questo i fabbricati, lasciamo stare, non mi interessa, nulla, scusa. Rimuovi. Questa non mi interessa, la base potrei anche lasciargliela, base mappa, by OpenStreetMap, giusto sempre per citare chi da dove arriva il software che utilizziamo, ok? Che è libero e aperto, ed è giusto citarlo e ricordare che ci sono molte persone che si adoperano per distribuire dei programmi molto utili, insomma, a tutti. Nulla, ok, fuori, basta, questo qua non lo vogliamo proprio, ok. Ecco, una leggendina dopo. Siamo qua un po', cerchiamo di farlo un po' così. La cosa appunto che volevo farvi vedere è questa differenza tra farlo, io ad esempio la freccia del nord avevo la già fatta, i materiali, ecco avevo realizzato un'area, deposito materiali per dire, ecco mettiamola lì. Ok, come hai fatto a fare questa cosa qua? Cancelliamo. Allora, possiamo aggiungere, come dicevo prima, degli oggetti, ok? Oppure delle frecce, se che so, scrivo un testo, voglio indicare a cosa si riferisce, metto la freccia, posso diminuire, ingrandire la freccia, farla dei colori che voglio, eccetera. E poi c'è questo che è, crea un poligono, una polilinea. Voglio creare un poligono che è appunto l'area. Come si dice, dove andrò a depositare i materiali, che so, può essere dei pali di castagno o dei sassi, delle pietre, se devo fare determinati lavori. Eccolo qua. Ho creato il mio oggetto, lo vado a modificare qui, è bene o male come dall'altra parte, le caratteristiche, tolgo il pieno, no. Gli lascio il cambio colore perché si evidenzi, insomma cambio solo il colore, metto un verde, ok, è a posto così. Questo, ecco qua, che non ce l'ho in leggenda, ma cosa posso fare? E anche in maniera veloce, rettangolo, apro qua, faccio così e mi vado a prendere lo stile, mi prendo il colore verde, lì, quello, come quello d'esempio. Poi prendo un testo, eccolo qua, così facciamo l'esempio anche di come si inserisce un testo, lo allineo al mio oggetto e scrivo, non si va qua, ma bisogna andare nelle proprietà dell'oggetto, allora posso scrivere deposito materiali, ok? Posso cambiare la tipologia di testo, ok? Scusate. Allunghiamo. Ok, eccolo qua. D'accordo? Posso aumentarlo, farlo uguale agli altri, eccetera. Ecco un po' la differenza tra quello che dicevo, se fare tutto il lavoro da una parte oppure elaborare il layout. Ci sono anche queste due possibilità che vanno in funzione alle necessità di ognuno, insomma. Poi cos'altro possiamo fare? Io cosa avevo messo? Deposito materiale, vediamo i mezzi, ok, dove magari metto i mezzi di cantiere, l'escavatore,
Ecco qua, metto anche, posso immettere non solo oggetti, questa è un'immagine, cosa ho fatto? Inserisci, immagine, ok? Questa è, posso inserire un'immagine che sia un GSV o un'immagine raster proprio. Allora cosa faccio? Vado in cerca all'interno del mio computer dove ho l'immagine e vado in, vediamo un po', documenti, fare il lavoro, varie lavoro, immagini, post immagini, ecco qua che posso inserire i vari formati JPEG, PNG, SVG, insomma, e mettiamo un bel gabinetto, ok? Ecco, e qua andrò a posizionare i servizi igienici per le persone che lavorano all'interno del cantiere. Poi la, che so, vediamo cosa avevo messo io. Eccolo qua, ad esempio il ricovero, d'accordo, in modo che cos'è? Che su un piano operativo per la sicurezza è importante indicare bene dove ci sono tutte le zone per poi far vedere anche a chi lavora all'interno che magari non deve andare in quella zona lì, che se deve andare a riposarsi o a bersi un caffè c'è il ricovero, il gabinetto deve andare lì, non deve andare sulla rete della recinzione, hai capito? Sono indicate, e anche perché se va sulla rete metti si fa male lì e uno ti dice ma cosa sei andato a fare lì. Stiamo parlando un po' su un altro ambito, però ecco le specifiche del perché magari fare una planimetria di questo tipo. Non è proprio professionale al massimo, però è abbastanza indicativa, insomma. Ok, questo è un po', il grosso e possiamo aggiungere, fare le cose. Io mi fermerei un po' qua. Questo è il nostro lavoro finito, ok, che dobbiamo spedire. Possiamo stamparlo direttamente, possiamo creare un'immagine tipo raster JPEG e possiamo creare un PDF. La barra di scala non è collegata ad una mappa, perché? Ah, ok, adesso è collegata. Ok, vediamo un po' di nuovo. Vabbè, non importa, tanto quello è il nord, la mappa non è... Ah, ok, lo stiamo esportando, scusatemi, mi ero perso. E post lugvi, ok, e scriviamo allora vediamo cantiere lugvi in PDF, salva. Tra le varie cose, eccetera, lo lasciamo così, un po' che elabora. Una cosa può succedere che quando siamo collegati alla mappa base, appunto come in questo caso di OpenStreetMap o altre mappe base, nella trasformazione del layout, come in questo caso che lo sto salvando, può essere che il dato, in base alla connessione, alle capacità del computer, vi si creino questi, come dire, degli spazi vuoti o degli errori di mappa. Ultimamente non mi è più successo, una volta mi capitava, insomma. Adesso andiamo a vedere com'è venuto il nostro lavoro. Ok, andiamo qua. Allora, lugvi, serata mappa, andiamo su postlug, PDF, cantiere. Ah no, eccolo, d'accordo? Ecco, vedete? La trasformazione, cioè queste cose qua, poi possiamo andarle ad affinare e fare in modo che non accadano. E fatalità, quella è la superficie che ho creato nel layout, nella mappa di base. Esatto, dunque ecco che trasferire i dati può succedere. Allora lì magari intervengo e creo una superficie direttamente nel layout. Ho fatto la mia mappa, potevo mettergli un titolo,
Allora vi ho fatto vedere prima come si metteva un testo, ma vabbè, non mi piace, torno anche per farvi vedere magari qualcos'altro. Questa qua però non ho capito perché non me l'ha fatto bene, vabbè, non importa, magari basta scrivere nelle impostazioni. Allora andiamo a vedere qua e mettiamo un testo, ok, eccolo qua, e scriviamo planimetria progetto Lugvi, torri di Quartegiolo. Torri di Quartegiolo, Vicenza, oggi che cos'è il 7? 07 06 2022. Testo, allora ecco, magari questo non so se l'avevamo fatto, non so se completamente prima, posso cambiare il mio testo, le dimensioni. Ok, seleziona, lo facciamo un po' più grandino, vediamo un po'. Ok, lo facciamo bold, due in uno. Ok, non si vede cosa faccio, lo metto al centro di qua, metto una cornice, metto uno sfondo. Ok, adesso si vede, ecco qua. Io penso, non so che ore siano, ma penso se magari qualcuno vuole aggiungere o ha qualche domanda. E allo stesso modo, niente, salvo, proviamo a salvarlo in JPEG questa volta, non mi interessano queste cose qua, chiudi, siamo giusti, sì, scriviamo planimetria Lugvi, ok, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, ok, era in PNG, vorrei un JPEG, ok? E scriviamo planimetria. Ok. Attiva la screffa, va bene, salva, basta, elabora e va di là. Prendiamo il file, lo spediamo e sappiamo che quando lo stamperemo in A3 manterremo la scala, cosa fondamentale da tenere conto per le planimetrie e quant'altro, anche se vogliamo fare una misura, dire ma quanto grande è, quante tavole dobbiamo prendere per fare la staccionata o altre cose. E questo è, diciamo, un po' il punto di partenza da qua a fare delle cose anche molto più interessanti, insomma, di fare dei lavoretti più curati o utili proprio in ambito lavorativo. Ecco. Questo è un po' un giochino, però ci sono tutte le cose di base da cui partire. Andiamo a vedere il nostro JPEG se ha cambiato, se ci ha fregato, come si dice, anche nel. Vediamo, 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 vediamo. Planimetria dovrebbe essere questa. PNG, mi ha fregato, mi ha fatto un PNG. Io non volevo il PNG. Preso in giro. Mi ha preso in giro, mannaggia. Ecco, invece il PNG è andato un po' meglio. D'accordo? Ecco, se magari vi viene da pensare qualcosa, nel senso qualche, se riesco a rispondere a qualche vostra domanda. Ecco, dopo andiamo. Torno qua, il mio layout, come vi dicevo prima, posso salvarlo, dunque può diventare anche un modello, come si dice, sai. Col modello di stampa puoi sempre avere il tuo logo della ditta o se sì, avere una forma già specifica, lo chiami, come dire, il cartiglio, bravissimo, esatto, non mi veniva il termine, e farlo in svariati modi. Ecco, ecco perché quando io vado
Posso avere questo modello qua, fare un duplica, mi viene identico, elimino quello che non mi serve, tengo quello che mi serve, aggiungo e vado sempre nel mio. Eccolo qua, vedete, io ne ho svariati, ok, che fanno parte magari di certi lavori. Ne apriamo uno, mostra, vedete, sono in una zona, il modello dove parte, quei riferimenti di intervento, cose così. Basta, chiudo e mi resta sempre che fa riferimento a quel progetto lì. Se, cioè nel senso dopo, come si dice, io potrei eliminarli questi, però mi restano nel mio progetto, fa conto, chiudo, esatto, chiudo e apro, facciamo salva questo, apriamo, non so se posso far vedere sta roba qua. Ah no, ma tanto non si vede niente perché mancano i collegamenti dei dati, no? Ecco qua, e ho i miei oggetti, le mie cose. Quando vado a prendere le mie mappe, ecco, ho le mie cose già. Allora, fai come vuoi, creare un layer punti? Allora, nuovo layer shape sempre, faccio così, gli vado a dare il nome, la posizione, scrivo punto, ok? Vado a dargli la proiezione, faccio quella come dicevo prima di progetto e come puoi vedere qua, geometria, metto punto, multipunto oppure nessuna geometria se magari crea un layer testo, non lo so, che lo vede come vettoriale, adesso qua però entro in una cosa che vorrei non discutere. No, faccio punto. Ok, posso dargli delle altre campi come campi e valori come dicevo prima, vado a fare la modifica, inserisco il punto, inserito il punto, gli do lo 01, ok, eccolo lì, ne faccio un altro, 02, eccolo lì, faccio un altro, 03, eccolo lì. Ho creato tre punti nello stesso layer, come si diceva prima, ecco, questa può essere un'altra cosetta, toh. Salva, ok, vado in proprietà, ok, anzi no, scusate. Vado in tabella attributi, vedete ho 1, 2, 3, d'accordo? Cosa posso fare? Mettete conto che qua avete anche degli altri campi con determinate specifiche. Vado nel livello, proprietà, posso, questo è un altro esempio, cioè tra le tantissime, queste sono un po' quelle più banali, le cose che usi all'inizio, no? Il simbolo, posso categorizzarlo, qual è il valore che categorizzo? Ovviamente è l'ID perché è l'unico campo che io ho a disposizione, no? L'ID, come farà lui? Classifica, mi farà tre colori diversi perché il campo è così. Se fossero, che so, magari 10 punti, 3, che so, zona di sassi, zona di bosco, zona, e allora mi diversifica e vedi queste aree o questi punti o queste cose diversificate. I punti o i layer o i livelli, come mi sembra che sia anche per altri software, quelli che non hanno una categoria te li dai in un altro colore che possiamo spegnere. Ok, posso modificarli, ok, come colore, questo e quant'altro, direttamente da qua, applico, ok, ho i miei tre punti colorati in maniera diversa. Dal punto alla linea alla superficie posso creare la qualsiasi e gestire i dati in maniera, in svariati modi, insomma. Ok, una caratteristica, vediamo se abbiamo un oggetto che magari può essere utile, che può farvi vedere, posso farvi vedere a che livello. Vediamo qua. Ok, idrico, questo, anche questo dovreste trovarlo nel portale della Regione Veneto. Chiudi, ok, zoom. Ecco qua, questi sono gli alvei demaniali della Regione Veneto, è la proprietà, cambiamo il colore, azzurro, ok, spessore, cambiamo lo spessore, andiamo su 0,5, applico, va bene, andiamo dove eravamo, a torri. Ok, eccoci qua, avete visto zoom al layer, ho selezionato il perimetro, siamo tornati qua e vediamo un po', spegniamo un po' di roba, togliamo via la CTR, vedete?
Dove siamo? Eccolo qua, areo, grafo elemento idrico, questo è, mi manca qualcosa, mi manca, mannaggia, beh, volevo vedere informazioni, elementi, no? Ecco qua. Ovviamente devo andare sul layer, poi vado sull'oggetto del layer all'interno e mi dà determinate, il fiume tesina, ecco, e queste sono le caratteristiche, ok? Di ogni, vedete? Così, di ogni alveo. Se noi andiamo nella tabella attributi, adesso questo ci metterà un po', perché come, ecco, questa si può agganciare comunque anche al coso, però la tabella attributi, ecco che abbiamo, vedete i campi che potete aggiungere o meno, la lunghezza, superficiale o che so, il nome. E cosa si vede in leggenda, che tipo di fluente, se è un affluente, se è un vaio, se è un, che so, un torrente in base alle dimensioni, un fosso, quant'altro. Con questa tabella attributi io potrei fare anche tante cose, tipo selezione alcune alvei di interesse, posso farlo anche tramite ricerca all'interno della tabella, mi seleziono i vari, fa ad esempio che so quelli. Non so se c'è la provincia qua, potrei mettere sui distinti per provincia, ma va bene, gli dico zoom mappa alle righe selezionate, ok? Vado qua, lo si è fatto, vado nella mappa e si vede che c'è probabilmente un tratto strano, eh? Vediamo. Dovrei agganciare dai, andrei meglio, vediamo un po' se lo fa. No. Facciamo così, proviamo così. Ah no, lo fa. Si vede che erano distanti quelli che ho selezionato, allora ne seleziono uno, eccolo qua. Questo. Probabilmente questo qua, Briago, Vaio Briago, non so dove sia, però immaginate, cioè, la quantità di dati che abbiamo qua dentro, utili magari per poter fare qualsiasi cosa, insomma. Ragazzi, niente, prego, prego.